Gianni e ben ritrovato. Buongiorno Stefania, piacere mio di ritrovarti. Bene, oggi ti ho rubato un po' del tuo tempo perché è da poco iniziato il 2021, dopo un 2020 di caos, diciamo così, e difficoltà. Questo nuovo anno parte anch'esso con alcune restrizioni e volevo chiederti come le state affrontando in azienda e ovviamente anche in tutto quello che rappresenta il vostro retail. Ma guarda, tu hai citato difficoltà, mi sembra che ormai abbiamo capito tutti che stiamo lavorando ancora nella gestione del caos, no? Io sento spesso questa forma di nuova normalità, beh, io sono ancora un po' distante dal comprendere che cos'è. Ho capito per adesso come gestire la stantia non volontà di cambiamento, cioè mi spiego meglio. Siamo in un momento in cui la pandemia, pur essendo un evento gravissimo, però ha cambiato i paradigmi, ci ha messo un pochino più di pepe e un pochino più di velocità nel fare le cose, quindi dobbiamo renderci conto di fare le cose in un altro modo. Mi viene a dire che siamo nella nuova normalità, siamo distanti, ma la gestione del caos come la stiamo facendo? Beh, innanzitutto io non so quanti dei dipendenti Benetton guarderanno questo filmato, ma sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e dietro ho questo grande simbolo che rappresenta l'azienda che rappresento oggi, di cui sono orgoglioso, perché abbiamo dei dipendenti che innanzitutto hanno la cultura del servizio e la cultura della gestione delle cose difficili. Quindi vuol dire che non è la prima volta che questa azienda si è trovata a dover modificare degli assetti, a dover modificare delle cose, ma per essere molto breve rispetto alla tua domanda è sul retail, malgrado leggi che cambiavano ogni ora, e ancora oggi è così, perché se prendiamo la teoria dei colori, che siamo noi ad averla inventata, probabilmente il governo l'ha fatta propria. Gli manca un po' il verde e il blu, ma se no avremo tutto il color palette che noi utilizziamo normalmente per parlare della nostra azienda. Ecco, giusto per dire, il mio cappellino, insomma, che evidenzia esattamente quali sono i colori. Insomma, se vogliono prendere spunto, benvenuto, manca il rosso ce l'hanno, gli manca il verde e il blu. Adesso, a parte questa stupidaggine, quello che voglio dire è che questo cambiamento fatto anche per un governo che deve legiferare in un momento così complesso è stato difficilissimo per tutti. Chi ha vinto, secondo me? Hanno vinto quelle aziende come la nostra e come altre che hanno capito che l'obiettivo non era aggiungere complessità, ma era quella di mantenere la barra dritta, fare poche cose e farle bene. Quindi sulla sede noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo riorganizzato facendo in modo di acquisire tutti i benefici che lo Stato ci ha messo a disposizione fortunatamente, su questo un plauso allo Stato che l'ha fatto evidentemente, sui temi della cassa integrazione concentrandola il venerdì, per fare in modo che tutte le persone che lavorano su un processo avessero 4 giorni concentrati da lunedì al giovedì, e lo stiamo ancora facendo adesso. Più altre formule di flessibilità particolari per mamme o altre cose, ma su questo credo che ci siano aziende che abbiano fatto più scuola di quanto non abbiamo fatto noi. Sui negozi quello che ho osservato è una capacità profonda di continuare a servire il cliente dal giorno dopo, malgrado ci fosse la tendenza a dire ma dovete ozonizzare i capi, no, li dovete chiudere in un camerino, poi li dovete tirare fuori e mettere sotto il nylon. I nostri dipendenti si sono fatti poche domande e hanno semplicemente focalizzato l'attenzione verso le 3 cose principali: come proteggere loro stessi rispetto alle indicazioni che gli sono state date da noi, dai governi, eccetera, come proteggere i clienti e fare in modo che tutti gli ambienti fossero come il giorno prima, in una modalità completamente diversa, che quindi quando entri nel camerino ci sono delle restrizioni che prima non c'erano. Ti giuro, non abbiamo riscontrato un problema che uno. Abbiamo una squadra di persone di cui io davvero sono orgoglioso di poterne parlare e quindi spero che qualcuno dei dipendenti Benetton veda questo filmato e possa farsi un applauso, no? Non deve farlo a me, ma se lo devono fare loro. La nostra capacità è stata quella probabilmente di mettere delle regole chiare, sintetiche e dritte e non uscire dallo schema con tante innovazioni. Non era il momento di fare innovazione, ecco, secondo me. Quindi complimenti, sicuramente una cultura allora che hanno dentro i vostri dipendenti, ciò significa un lavoro fatto negli anni sicuramente importante. Magari una volta ci dedicheremo un momento a parlare proprio della formazione del mondo Benetton, diciamo così. E potrebbe essere di insegnamento per tanti colleghi che ci ascoltano. Ma in questa nuova
normalità o in questo caos, diciamo così. Ci siamo intossicati tutti col riempire la parola sullo smart working e altre modalità di lavoro agile, diciamo così. Però a me viene da farti un'ulteriore domanda. Voi siete mondo della moda, quindi all'interno del mondo della moda, personaggi come gli stilisti piuttosto che i buyer, come si incastrano in questo lavoro agile? Guarda, tu hai toccato un tasto, è importantissimo questo tasto qui, perché presuppone per coloro che non fanno moda, attraverso la tua domanda, di far comprendere cosa fanno gruppi di persone che lavorano per costruire una collezione. No? Uno si immagina la NASA, tutti con la tuta blindati davanti a un computer, in realtà sono in 15 davanti a un tavolone che sembra una grande sala operatoria, dove sopra hanno strappi di tessuto, fili, cuciture, stampe, eccetera, e su delle pareti cercano di allestire le pareti con la loro collezione, con le loro idee, strappando, ritagliando e facendo cose, fanno dei collage, no? Però tu dici, ma come possono 15 persone, 20 persone che lavorano tutti insieme, dai fitting specialist, i modellisti, gli stilisti, eccetera, i grafici, lavorare in assenza totale di fisicità e di matericità, perché poi il prodotto lo devi toccare, è diverso toccare un cotone, una lana o una fibra sintetica su un capo, a maggior ragione se dai una cucitura in un modo o nell'altro cambia completamente magari anche la modalità con cui tu vuoi esprimere, no? il tuo sogno all'interno del capo che vuoi costruire da vendere. Quello che mi ha stupito, e qui ci viene in aiuto Darwin, perché Darwin ci ha insegnato tanti anni fa che comunque gli esseri umani, la specie, come dire, riesce ad adattarsi. E noi, ancora una volta, credo su questo, gli applausi li ho fatti prima, non li rifaccio, se no, se qualcuno mi vede e dice, vabbè, se vuoi fare il prete e dire che va tutto bene, ma dato che non è così, perché poi casini ce li abbiamo anche noi, non è solo quello, però quello che mi ha stupito è stata la capacità di queste squadre di persone che noi abbiamo detto, da domani, ragazzi, voi siete isolati, finito, non viene più nessuno qua, e ma noi abbiamo da preparare le collezioni, dobbiamo fare il flash per i prossimi 15 giorni, eccetera. Mi ha stupito, perché ho assistito io a delle Zoom, Stefania, veramente da brivido, come le chiamo io, perché vedevi questa gente qui che con il massimo dell'energia ci metteva a casa loro, con delle lavagne improvvisate attaccate sulla cucina, disegnavano delle robe. Io l'ho trovato magnifico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto il Covid, ancora una volta, pur essendo un evento devastante, ci ha consentito di accelerare un processo che era già nelle corde. Noi oggi facciamo le collezioni, siamo perfettamente in grado di raccontarle ai nostri partner in webinar, facciamo filmati, c'è lo stilista Castelbajac che racconta il mood di collezione, ci sono i nostri commerciali che lo argomentano, poi arriviamo a parlare di prodotto e i campionari che escono sono inferiori a quelli di prima, anche per numerica. Quindi costi in meno, gente che viaggia in meno. Noi abbiamo un'arena qui con le auto di Formula 1 dove quando fai questi eventi sembra di essere, voglio dire, alla NASA, no? Cioè, questi eventi magnifici, solo la Benetton e poche altre aziende se lo possono permettere. E io sono tra i privilegiati che li vedo. Però ti posso dire che vedere oggi questi webinar, ce ne saranno due la prossima settimana per il lancio del bambino, che durano un'ora, essenzialissimi, e poi seguono chiaramente tutti gli incontri che i commerciali fanno con i clienti o fanno all'interno della catena retail, i buyer, per poi fare gli ordini dei propri prodotti, per preparare poi la collezione, gli ordini della collezione che poi arriveranno 6 mesi dopo, 8 mesi dopo. Quindi la tematica che io ho imparato che si può fare, si può assolutamente fare, facile, ma assolutamente no, però è stato fatto. E quindi mi ha stupito anche me questa cosa qua. È veramente interessante. Hanno diciamo, affrontato l'emergenza dell'impossibilità di svolgere il proprio lavoro nella metodologia che sempre avevano conosciuto, quasi come fosse una sfida, e hanno fatto una sorta di team building associato alla famiglia, diciamo così. Molto bello, anche molto corretto come concetto, almeno dal tuo racconto io così li ho immaginati, ecco, a casa che utilizzavano qualsiasi strumento avessero per arrivare a raggiungere il proprio obiettivo e quello di permetterci di avere ancora una collezione di un certo tipo e di rispondere alle esigenze dell'azienda che rappresentavano.